Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare anche la campanellina per non perdervi altri tutorial simili a questi e di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo, perché i like servono per interagire con gli altri spettatori dicendo se questo video ha tanti like, allora è stato d'aiuto, ok? Quindi oggi risolveremo un errore molto particolare, un errore che non solo su FIFA 23 esce sempre, ma questo errore esce sempre su moltissimi altri giochi come Warzone. Warzone sì, molti problemi, Quindi, come risolvere questo problema DirectX della vostra scheda video su FIFA 23? Molto semplice. Andiamo a scaricare un bel po' di programmi, un bel po' di driver e poi fare qualche aggiornamento su Windows Update se avete qualche aggiornamento da fare. Andiamo un attimo per DirectX sulla Microsoft, vi ho lasciato in descrizione tutti questi tre link. Scaricate questo web installer DirectX, scarica. Io già l'ho scaricato, download esiste già ovviamente. Questo qui, sì. Accettiamo il contratto. Installa Bing Toolbar, no. Che sarebbe no, il motore di ricerca. Installazione di DirectX. Installazione completata, ovviamente. Fine. Per quelli invece che vogliono risolvere questo errore di DirectX attraverso Nvidia, basta scaricare questo pannello che serve per la vostra scheda video. Vi ho lasciato in descrizione. Quindi qui mettete la vostra scheda video, tipo di prodotto, serie del prodotto o sistema operativo Windows 11 o Windows 10 64 bit. Ci sono ancora utenti che usano Windows 10 64 bit. Io che ho la 1060 Super, scarico questo driver. Eccolo qui, questo pannello. Che serve ovviamente per aggiornare sempre la vostra scheda video ogni aggiornamento che esce, quindi è il GeForce Experience, il pannello di Nvidia. Qui una settimana fa ho appena scaricato un driver e l'ho installato e ho riavviato il PC. Fate ok e sarà poi tutto automatico, vi accompagnerà così il programma. Molto semplice, fate un'installazione rapida. Invece per quelli di AMD, invece, sempre in descrizione questo link. Cerca il tuo prodotto, si prega di selezionare grafica professionale, acceleratore dei server, processore con grafica, che sarebbe processore A+, sulla scatola del processore A+, processore con la scheda video integrata, ovviamente. Io metto processore, scelgo quello che devo scaricare e lo scarico e lo installo. Una volta fatta tutta questa procedura, chiudiamo Chrome, che adesso non mi serve più. Andiamo su Windows Update e vediamo se c'è qualche aggiornamento da fare. Come potete vedere, a me c'è un aggiornamento da fare per Windows 11. Verifica disponibilità degli aggiornamenti. A me c'è sempre questo aggiornamento. Chiudiamo, andiamo un attimo su gestione dispositivi. Scheda video, io ho solo questa, quindi io devo preoccuparmi di questa scheda video, la scheda video che io uso per giocare, ok? Quindi aggiorna driver, vi porterà lo stesso, cerca automaticamente driver, cerca driver aggiornati in Windows Update. Una volta fatto tutto questo, vi chiederà di riavviare il PC e io spero che questo errore si sia risolto e mi raccomando, fate anche una riparazione su FIFA 23. E per altri problemi, ragazzi, per altri problemi, se avete problemi di crash, freeze o problemi riguardo all'anti-cheat su FIFA 23, ci sono gli altri due tutorial che ho fatto un giorno fa, 2 giorni fa. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto, ragazzi, e grazie a tutti per questa visione. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!